a tutti. Inizio facendo una domanda. Perché l'arcobaleno è un simbolo di resistenza alla Covid-19? Proprio in Italia, uno dei paesi europei più colpiti dal coronavirus, è emerso il simbolismo dell'arcobaleno associato alla pace. Correva l'anno 1961 quando la bandiera con i colori dell'arcobaleno e la parola pace cominciò a essere usata tra gli italiani e curiosamente è emersa anche dai balconi, come ora con la pandemia del Covid-19 che ci costringe a restare confinati nelle nostre case. L'arcobaleno con i suoi colori ci riempie di gioia. Oggi impareremo a dire i colori in spagnolo. I colori sono nella nostra vita quotidiana. Cosa sarebbe la vita senza i colori? Mi chiamo Dalila, sono un'insegnante di spagnolo. Ho imparato a comunicare in italiano senza frequentare una scuola. A poco ho incorporato questa lingua nella mia vita. In questo canale puoi imparare lo spagnolo ascoltando e ripetendo. Quindi in breve tempo sarai in grado di comunicare in spagnolo. Sei pronto? Incominciamo! Empezamos! I colori primari sono... Los colores primarios son amarillo, azul, rojo y colores secundarios. Los colores secundarios verde, naranja, violeta. Come molti di voi sapete, esistono anche i colori terziari, conosciuti anche come colori intermedi. Colores terciarios o colores intermedios. Questi colori sono il risultato della combinazione di uno primario e uno secondario. Miscele come queste danno come risultato il rojo violaceo, amarillo anaranjado, azul verdoso, amarillo verdoso, rojo anaranjado, azul violaceo. Il mondo dei colori è interessante. Ad esempio, ci sono 100 diverse tonalità di verde, alcune delle quali sono verde monte, verde militar, verde menta, verde helecho, verde eucalipto, verde botella, verde bronce, verde veneno e tanti altri. Ora ripeti questi 11 colori di base molto utilizzati ogni giorno. Negro, azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo, blanco, amarillo. Alcuni madrelingua spagnolo, secondo la regione, potrebbero dire rosa, rosado, púrpura, morado, violeta, lila, malva,
marrón, carmelita. Quando parliamo dei colori, possiamo anche usare le loro diverse sfumature o intensità, usando espressioni come claro, oscuro, fuerte. Claro es lo opuesto a oscuro. Chiaro è l'opposto di scuro. Fuerte es un color intenso y brillante, fácil de ver. Fuerte è un colore intenso e luminoso, che è facile da vedere. Esempi. Pablo tiene ojos verdes oscuros. Su pelo gris claro hace que se vea mayor. Esa camisa rosada fuerte no le queda bien. Le parole claro, oscuro y fuerte si mettono dopo i colori. Continueremo a approfondire il vocabolario dei colori nella prossima lezione. Impareremo come vengono usati i colori nelle frasi idiomatiche e molto altro ancora. Ora ascolta il madrelingua dire frasi con il vocabolario studiato. El globo es verde oscuro. ¿Te gustan los zapatos rojos? Mi color preferido es el azul. El vestido negro y blanco es muy bonito. La sombrilla amarilla es de mi hermana. El globo es verde oscuro. ¿Te gusta el zapato rojo? Mi color preferido es el azul. El vestido negro y blanco es muy bonito. La sombrilla amarilla es de mi hermana. Ora puoi dire i colori dell'arcobaleno in spagnolo. Continueremo a approfondire il vocabolario dei colori nella prossima lezione. Questo è tutto per oggi. Non dimenticare di dare un mi piace, un me gusta, iscriviti e attiva il campanello per ricevere notifiche sulle prossime lezioni gratuite.